L'annuncio è sopraggiunto in questi giorni e diventa lo spunto per raccontare impegni presenti e futuri del regista di origini toscane ma fortemente legato a Cremona. Andrea Cigni curerà la regia della Madama Butterfly di Puccini, nel nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona in coproduzione con il Teatro Nazionale Croato di Zagabria, titolo in cartellone dal 15 dicembre al Teatro Filarmonico di Verona. Cigni, noto per aver portato in scena anche nella Città del Torrazzo opere in versioni insolite e raffinate per Madama Butterfly, ha rivolto lo sguardo al Sollevante. Ispirata al concetto dell'ikigai, che è una filosofia giapponese per cui il motivo per cui ci svegliamo la mattina. È un concetto del quale non rivelerò altro, nel senso che ispira la nostra produzione e che vorremmo fosse da un certo punto di vista innovativa. Il Teatro Filarmonico di Verona, adottando una metafora di stampo operistico, potrebbe essere l'ouverture di un futuro debutto all'Arena, palcoscenico da sogno per numerosi registi teatrali, Franco Zeffirelli su tutti. L'Arena di Verona è l'Arena di Verona, 12.000 posti e un luogo che già comunica qualcosa, perché è un luogo che vincola in un certo senso gli allestimenti, ma è uno stimolo evidentemente nel momento in cui ci sei dentro, quindi sarebbe assolutamente fantastico andare, quindi come si dice magari. Il Filarmonico è il teatro, per cui ha delle possibilità che all'aperto non hai, quindi l'uso del graticcio, il buio e soprattutto un rapporto più intimo tra palcoscenico e la sala, quindi probabilmente è il preludio, ma non necessariamente, vediamo come andranno le cose. Intanto proseguono per Cigni gli impegni sul fronte internazionale. A breve partirà per un sopralluogo in Tunisia, dove è prevista la rappresentazione della Traviata di Verdi nell'edizione proposta a Trapani lo scorso anno, che destò piuttosto scalpore. Andrà nei teatri di pietra di Algemi e Cartagine, luoghi simbolo del periodo romano, ma anche dell'attuale cambiamento culturale in atto nello stato nordafricano. Sebbene i prossimi mesi porteranno il regista in Cina, Giappone e Stati Uniti, Cigni non mancherà di far tappa nella città della liuteria. Per quanto riguarda Cremona, insegno al Conservatorio Arte Scenica, sono legato a questa città da sempre, un terzo della mia esistenza è legata a questa città, un altro terzo è toscano, un terzo, come dicevo, è un miscuglio di luoghi, di viaggi, di esperienze, di persone. Insomma, mi sento di dire che sono cremonese un po'.